È stata presentata al Museo d'Arte della città di Ravenna la mostra Paolo Roversi, Studio Luce, che dal 10 ottobre fino al 10 gennaio 2021 propone quasi 300 scatti del fotografo ravennate di fama internazionale. Bellezza e sogno sono stati gli elementi dell'esposizione messi in luce dalla dirigenza del MAR, che ha parlato anche del grande sforzo messo in atto per organizzare e allestire la mostra. Un lavoro, ha sottolineato l'amministrazione comunale, che è anche un atto d'amore di Roversi nei confronti della sua città. Lo stesso artista, durante la presentazione della sua curatrice Chiara Bardelli Nonino, si è notevolmente commosso e ha raccontato come la mostra di Ravenna sia la più bella che abbia mai fatto. Tarantino, non è un periodo facile per la cultura, che occasione è questa per il MAR di ripartire? Ma io credo che sia un'occasione straordinaria. Naturalmente le difficoltà le conosciamo tutti e purtroppo questa è una mostra che avrebbe, noi crediamo, sicuramente attirato le grandi folle, i grandi assembramenti, che però ovviamente in questo periodo non sono possibili. È una mostra molto importante, una mostra che noi volevamo fare in primavera e naturalmente il Covid ci ha costretti a spostarla in autunno. Ma ci tenevamo molto, ci tenevamo noi come MAR, ci teneva il Comune di Ravenna, ci teneva soprattutto il maestro Paolo Roversi, che torna nella sua città con forse la più grande mostra che lui abbia mai fatto, una mostra veramente completa, una mostra che parla da sola. Ecco, io credo che chi verrà vedrà delle immagini che veramente non hanno bisogno di commento. Per le attività e per la vita del MAR, qual è l'impatto e l'importanza di Studio Luce? Allora, questa è una mostra veramente molto particolare, però è una mostra che si inserisce in un percorso che il MAR ha intrapreso ormai da diversi anni ed è un percorso che prevede anche una forte attenzione al mondo della fotografia. Io ricordo che noi, insomma, negli ultimi anni abbiamo fatto mostre veramente importanti con Alex Maioli, con Oliviero Toscani e ora naturalmente col maestro Roversi. Sono mostre importanti anche perché nella loro difficoltà di allestimento, i fotografi hanno molto spesso, oltre che l'occhio, diciamo così, per la fotografia, anche l'occhio per, diciamo così, il contesto nel quale la fotografia si espone. Sono mostre che però hanno un grande valore, mettono a dura prova l'organizzazione del museo, ma nello stesso tempo la fanno crescere. Qual è stata la sfida più grande nel trovare un filo conduttore negli archivi di Paolo Roversi? Beh, diciamo che la sfida più grande è stata, numero uno, scegliere quali immagini non mettere, perché purtroppo ce ne sono veramente molteplici, bellissime, e quindi ogni no che abbiamo detto è stato veramente, veramente difficile. E il filo conduttore non è stato così difficile da trovare, perché Paolo, secondo me, ha un'estetica molto coerente, quindi in realtà era più che altro l'idea di capire che tipo di storia si voleva raccontare, e alla fine il fatto che la mostra si divisa in tre piani ha reso anche le cose un po' più facili, perché sono come tre capitoli dello stesso racconto e quindi possono anche essere visti volendo da soli oppure tutti assieme, e si muovono da un piano più intimo a uno più spettacolare, possiamo dire, e ognuno di questi mostra una sfaccettatura diversa del lavoro di Paolo. E poi la sfida più grande probabilmente è riuscire a far convincere Paolo di prendere una decisione definitiva su qualcosa, questo sicuramente. Ho cercato di fare la mia mostra più bella perché è Ravenna, perché Ravenna è la mia patria, la mia città, e il mio amore per Ravenna è grandissimo, e ho la prova qui che anche l'amore di Ravenna per me è grandissimo, e questo mi riempie di gioia. Come ha fatto a scegliere le foto? Le foto è stata Chiara Bardelli Nonino soprattutto ad aiutarmi nella scelta. Come ha detto prima lei, il mio archivio è molto grande, perché 50 anni di fotografia non sono pochi, ma Chiara è stata brava a trovare un filo conduttore, una pista e quindi a dare un ordine e una visione del mio lavoro. Come definirebbe oggi la luce nel suo lavoro? La luce? La mia amica, la luce, la mia fidanzata. No, vabbè, la luce è tutto in fotografia, è la vita, è l'amore, è la luce. Difficile definire. Ci sono parole a cui io non so trovare una definizione. La luce è un mistero. La bellezza, altra parola che non so definire. Come ha detto prima il presidente, l'avvocato Brighi,
La bellezza che cos'è? Chi sa definirla? Però la tocchiamo, la sfioriamo, la cerchiamo, ne siamo affascinati, ci fa vivere solo della bellezza. E la luce è la vita. Io cerco sempre di fotografare non soltanto la superficie delle cose, la carta geografica del viso, del corpo, dell'abito, ma di cercare qualcosa di più profondo, che è un po' nascosto dietro l'apparenza, dietro, e quindi voilà, si arriva dove si arriva, all'anima, al cuore della cosa, a svelare un mistero. Io spero che questa mostra possa girare, in Italia e anche all'estero, perché è una bella mostra e molto rappresentativa del mio lavoro, e quindi sono felicissimo che sia qui a Ravenna, ma sarebbe un peccato che si fermasse soltanto qui. Sindaco Roversi, artista ravennate, artista internazionale, questa mostra che occasione è per omaggiarlo, ma anche per aumentare, diciamo, l'attrattiva di Ravenna? Questa mostra è un tributo doveroso di una città, un grandissimo artista che ha iniziato il suo percorso qui e che poi ha portato il suo nome, ma ovviamente anche il nome di Ravenna, in giro per il mondo. È anche un grande regalo che Paolo Roversi fa alla città di Ravenna, perché è una mostra che credo potrebbe collocarsi in qualsiasi capitale europea, avrebbe, diciamo, un grandissimo successo e l'avrà anche qui a Ravenna, peraltro in un percorso sulla fotografia e sui grandi fotografi ravennati che abbiamo avviato da tempo. Organizzare eventi culturali in questo periodo non è facile, questa mostra si doveva svolgere nella primavera di quest'anno, l'abbiamo spostata in autunno per le ragioni che tutti ovviamente conosciamo, sarà gestita con il rispetto di tutte le norme di sicurezza, ma sicuramente, come ha ben detto anche il maestro Muti ieri in un'intervista, non possiamo non far ripartire la cultura, sia per, diciamo, gli effetti positivi che ha sull'economia, ma perché è anche nutrimento delle nostre anime. Quindi credo che Ravenna, che è una città abituata ad avere una grande offerta culturale, diciamo, verrà a vedere questa bellissima mostra anche per riprendere un rapporto con l'arte e con la cultura, di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Siamo a ridosso dei 700 anni dalla morte di Dante, c'è un filo che lega anche questo lavoro a questa importante ricorrenza? Diciamo, il fatto che la mostra si svolga durante le celebrazioni dantesche ha portato anche Paolo Roversi, diciamo, a creare un link molto bello e molto affascinante con l'immagine della donna. L'immagine della donna nell'opera di Dante è centrale, ecco, diciamo, tutta la commedia è attraversata, diciamo, dalla forza e dalla potenza delle figure femminili, e Roversi racconta la forza, la potenza e la bellezza anche delle figure femminili contemporanee, e credo che veramente da molti scatti di questa mostra esce veramente l'anima e la bellezza, appunto, della donna.